Ultima seduta d'allenamento a porte aperte per il Latina, a 3 giorni dall'impegno di campionato di Pescara. Alla ex Fulgor Cavi, saltata all'ultimo istante l'amichevole con la Primavera, i nerazzurri si sono ritrovati agli ordini di Breda per svolgere una sessione incentrata sulla tattica e sui movimenti offensivi. Poche le indicazioni in vista del match dell'Adriatico. Nel terzetto difensivo titolare, Brosco è stato preferito a Figliomeni, mentre Morrone ha fatto le veci di Secas, con Ghezzal spalla di Jonatas in attacco. Ipotizzabile col rientro dalla squalifica dell'Algerino il passaggio al 3-5-2, con l'ex Parma frangiflutti davanti alla difesa, ed i siciliani Crimi e Maltese ai lati. L'unico vero ballottaggio riguarda proprio la mediana, con Secas a contendere all'ex Palermo l'ultima maglia a disposizione, mentre sulle corsie esterne Ristoschi è in vantaggio su Milani, con Alassan certo del posto sull'out sinistro. Tra i pali confermato Iacobucci, che scenderà in campo per la prima volta da avversario nella sua Pescara. In chiusura della seduta provati gli schemi su palla inattiva, con i ragazzi degli allievi utilizzati come difensori, mentre Alassan si è esercitato sui cross dalla sinistra con Jefferson e Negro appostati in area. Assenti Baldan, operato in giornata al crociato anteriore del ginocchio sinistro e costretto a restare ai box per i prossimi 5 mesi, Di Chiara, Ristoschi, tornato dalle fatiche con la nazionale macedone, e Gerbo, che prosegue il lavoro personalizzato insieme al preparatore Miele. Al termine dell'allenamento, Figliomeni e Ristoschi hanno incontrato i giornalisti presenti, volgendo lo sguardo alla sfida in terra abruzzese. Sarà una partita molto dura perché ci hanno dei giocatori importanti per questa categoria. Sappiamo che questa categoria è Serie B. Puoi perdere contro tutti, puoi vincere contro tutti. Le interviste integrali sul nostro canale YouTube.